Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi sono qui per presentarvi una nuova mod, ma prima volevo ringraziarvi tutti perché sono arrivato a 1002 o 3 iscritti. Quindi grazie, grazie davvero e innanzitutto mettete un commento se pensate di partecipare al contest che farò per i 1000 iscritti. Ci devono essere almeno 10-12 partecipanti e il video parlerà di giochi in generale. Allora, andiamo a provare questa nuova mod. È la class 440 Tucano. Le Tucano non le ho mai fatte, per questo insomma mi è venuto idea di fare appunto questa mod qui. Me l'ha passata un certo Francesco. Insomma, quindi ti ringrazio. E scorse volte avevamo visto appunto Pathfinder, la Lexion 780 TT e la 770 TT. Con questa appunto 440 Tucano ci danno anche la C600 della classe. Bollicine, vabbè, cazzi tuoi. Allora, devo dire, non è fatta proprio benissimo, anche graficamente non è che sia proprio chissà quale cosa, però insomma funziona bene, dai. Il sound non è proprio perfetto anche quando praticamente voi diciamo, la attivate. Non ha, diciamo, quello è che l'incremento giri, poi se dopo uno se la vuole modificare, insomma, meglio. Come potete sentire, non c'è stato nessun incremento dei giri del motore come appunto dovrebbe essere quando si attiva, quando appunto si comincia a battere come la 780, che adesso andiamo a vedere. Cioè, scusate, ma c'è una certa differenza anche per il fatto di real time, insomma. Allora, la mod l'ho provata, funziona bene. Abbiamo con i tasti 4, 5 e 6 del numpad dell'accensione delle luci, anche se ci lasciano appunto questa luce non trasparente, diciamo. All'interno non ha nessun IC, abbiamo anche coronita qui, non so, pubblicità e qualcosa. Devo dire che per trebbiare trebbia, ecco, beh, insomma, diciamo è più importante. Poi premendo il tasto K abbiamo praticamente dal trasporto su strada passiamo appunto all'operativa, come ce lo dicono qui in alto, tasto K, work mode, ecco. Poi abbiamo il tasto M, che è praticamente per creare o no la scia di paglia dietro per poi fare le balle. Poi abbiamo questo tasto 5 e 6 che non sono riuscito a tradurre cosa sia, anche perché nella mod non cambia assolutamente niente, quindi boh, non sono riuscito a capire, casomai fatemi sapere cosa sia. La mod funziona bene, è solo questa. Adesso comincerò a presentare poche mod per volta, in modo da fare tanti pacchettini, così ognuno magari, invece di scaricarsi magari 100 mega di roba, se ne scaricano solo una trentina, solo quello appunto che gli serve. La mod funziona bene, dopo potete utilizzare benissimo la testata per il mais della Lexion 780, che la trovate nei miei vecchi pack, casomai vi metto il link in descrizione. Vi ringrazio ancora per tutti gli iscritti, fatemi sapere se volete partecipare al contest. Ringrazio Francesco, se così si chiama, se non ricordo male. E niente, se vi interessano altre mod
trovate, fate un giro per il mio canale e tra poco pubblicherò anche praticamente il coltivatore, quello che mi sono fatto, diciamo. Volevo cambiare, volevo un po' sistemare i colori e farlo, cercare di renderlo un po' più reale. Comunque, anche per questo è tutto, da Marco95 è tutto, e ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!